Fallout Out. Fallout Out. Fallout Out. Poi. Lavori qua! Mi hanno assunto da poco! Sono quello che deve controllare che i cartelloni lo causano! È un altro lavoro alla perfezione! Bravo! Hold up. Peccato la sicurezza celtica, è sempre tipo che sia venuto a cavallo, che non so, con le spade. Ma uno se lo immagina con lo scudo, la spada. E al mio tre scompariamo, uno, due, tre. Ok, ci facciamo un giro dentro gli spogliatoi, vediamo un po', sono tutti in preparazione. Relax time, kids. Ciao. Ciao. Hi, you are live on YouTube, it's live. Morning, lads. Yeah. Your cow is where it's at. Abituati al ritmo degli altri match, questo è un po' più... almeno riusciamo a riprendere un po' di fiato. Abbiamo trovato uno uguale a Spencer. E Spencer tipo qualche anno fa. L'ho sentito io questa. Che ne è scoppiato un po' il mondo. La gente di clientela di abbassare cortesemente il volume in questo pezzo di video onde evitare traumi all'apparato di tiro. Taut non si prende alcuna responsabilità. Ecco cosa è successo. Quindi mentre cadeva
sarà un calcio e la aspetto. Io ora stanno decidendo se dargli la vittoria o la sconfitta. Jack Maguire contro Aaron Brown sembra quello favorito di casa. Sì, che appena entrato è esploso, tutti hanno urlato, poi è stato con un cappello strano in testa. Come è esploso? Scusate. È esploso, infatti adesso arriva un altro sorriso. Una controfigura. Non fight. Direttamente dalla UFC. Madonna. Darren Till, l'abbiamo beccato qua all'evento Yokao. E ci chiedeva, per favore avvicinati, voglio farmi una foto con voi. Volevamo lasciare l'adesivo, solo che non aveva abbastanza mani libere. Non aveva abbastanza spazio per metterlo. Comunque inizia a sentirsi il Miller forse, inizia a lasciare i segni. L'ultimo round è partito a digomitate e l'ha devastato. Bellissimo. Ma ora andiamo a vedere su al piano superiore, vediamo un po' chi c'è. A spiare i fighter. Incidendo no. Lì si sta mimetizzando tra i fight, ormai è uno di loro. Craven, budget! Voi non potete capire, dentro questa stanza c'è un'ansia. Tagliaffetto. I ragazzi sbuffano soltanto, parlano. Concentrazione pure, questo è il momento peggiore prima di salire sopra. Qua non si scherza, qua non scherza nessuno. Volevamo andare lì a ridere, a scherzare, però pensa, ci tirano giù. Bella la vita del fighter, massaggiato lì. Di casa, così, prendete il tiro, nessun tipo per fatto
vantaggio. Ah. Ad un certo punto nel secondo round ha messo un colpo. Che match, bellissimo. Terzo round, Stefan Korodis ha ripreso praticamente, ha ribaltato un po' il match, ha fatto un taglio sopracciglio a Spencer. L'unico italiano dell'evento, Cristian Faustino. Ah, dai, è bello carico. Dai, facciamoci rispettare.
per questo match qua, perché qua c'è in palio il titolo WBC Diamond. Cosa ne pensi? Perché il casino che c'è stato per Craig Oakley è assurdo. Eccezione, però qui ha cambiato, adesso basta, se vuole fare la DJ. E siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questo evento POK 41-42. Tantissimi capo, soprattutto già a partire dai pre-card che devono farsi notare. E niente, saluto Andone. Noi andiamo fuori che finirà il botto stasera. Ciao ciao. Stop. No.